faccio sapere un'altra storia. Si trova in San Giovanni. Troviamo il paralitico di Betesda. Questo uomo sta lì per tanti anni, ammalato. Finalmente viene Gesù e gli fa questa domanda. E la sta facendo ancora stasera, se mi permettete. E dice così: vuoi essere guarito, sanato? Sai che cosa fa quest'uomo? Signore, come no? Però guarda, ogni volta che io cerco di arrivare all'acqua, qualcuno ci arriva prima di me. Conosci questo messaggio? Signore, io vorrei essere salvato, però se tu non mi avessi dato quel marito che c'ho, Signore, tu sai che voglio essere salvato. Se non mi avessi dato quella moglie che c'ho, Adamo. Stessa storia di Adamo, continua dopo 6.000 anni. Non è forse così? La gente cerca scuse, si va giustificando. Non c'è bisogno che tu discuta con Gesù stasera. Vuoi essere guarito? Di amen, sì, Signore. Perché il Signore ha già pagato il prezzo, fratelli miei cari. Se tu esci di qua malato spiritualmente, che è la malattia peggiore. Se tu esci di qua con la tua anima ammalata, non è colpa di Dio. Perché queste parole di Gesù Cristo rimangono ancora in piedi oggi nel secolo XX. Vuoi essere guarito? Che devo fare? Credi nel Signor Gesù Cristo. Credi alla sua parola. Credi al suo messaggio. Quando Gesù manda il suo popolo a predicare, i discepoli, la chiesa e tutto il resto, dice: andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede sarà salvato, chi non crede è già, non sarà, è già, ci ha giudicato, ci ha condannato, si è sfirmata la sua propria condanna. Però Dio non vuole che nessuno perisca. Grazie a Dio che Lui ha detto: io sono venuto per gli ammalati, non sono venuto per i giusti. E io ringrazio a Dio per quel versetto, perché dicevo: Signore, proprio a me, ma io non c'ho niente di buono, ma io non sono venuto per i giusti, non sono venuto per i giusti, non sono venuto per i sani, sono venuto per gli ammalati. Dio vuole che noi crediamo al messaggio. Chissà quanti messaggi alcuni di voi hanno udito come io, ma non faceva proprio niente. Chissà quanti di voi come io abbiamo udito dei messaggi e non abbiamo fatto proprio niente. Stasera il Signore ti sta parlando, spero, e ti dice: credi, credi a Dio, credi alla sua parola. Quando si crede alla parola di Dio, si mette in pratica la parola di Dio. Quando si crede al messaggio di Dio, si mette in pratica il messaggio che si è stato predicato. Non si fa più orecchio da mercante, entra di qua, esce di là. Questi sono i cristiani che Dio non sopporta. Un cristiano che ha un piede nella chiesa e un altro piede nel mondo. E camminano così. Si vedono i cristiani che non hanno i due piedi
nella Chiesa come si vedono le persone che camminano nel mondo. E Dio, Gesù Cristo stesso, ha detto: fossi tu freddo o fervente, ma perché sei tiepido, ti vomiterò dalla mia bocca. Una cosa che si vomita è una cosa che non si può digerire. Amen. Penso che avete sperimentato più o meno quasi tutti quanti questo. Gesù sta dicendo: non ti posso digerire. Quando l'uomo cammina, un piede nella Chiesa e un piede nel mondo. Sono proprio questi cristiani che credono in Dio, ma non credono a Dio, perché se credessero a Dio farebbero stasera stessa un contratto col Signore, un patto con il Signore. Signore, io mi arrendo a te, non voglio più scappare, non voglio più gioire dietro al peccato. Gesù ha detto queste parole: se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. Sì? Chi è che legge la Bibbia? Non so se è vero, l'ha detto Gesù? Ok. Che credete che? O che avete mai pensato voi? Perché Giovanni Battista perdette la testa? Non è che perdette la testa come qualcuno perde la testa in altro modo. Gliela tagliarono la testa a Giovanni Battista. Sapete perché? Perché predicava il messaggio di Dio. Predicava dicendo: non ti è lecito. Fratello, sorello, amico che mi ascolta, se tu stasera stai ancora con un piede nella Chiesa, come quelli che credono in Dio, è un piede nel mondo e anche credi al mondo, non ti è lecito. Una decisione importante. Credere al messaggio è importante. Chi crede, andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede, cosa? Il messaggio, sarà salvato. Alcuni direbbero: ma non mi piace proprio la tua faccia, Vittorio. Io non sono venuto a presentare la mia faccia, io sono venuto a presentarvi la parola. Io non sto facendo un show di bellezza stasera. No, io vengo a portarvi la parola di Dio. E io so che molte volte la parola di Dio è così, come dice il Signore, una spada a due tagli. Credere al messaggio di Dio. Chissà, ci saranno uno o più persone stasera che non conoscono a Gesù Cristo. Sapete perché? Perché non hanno creduto al messaggio di Dio. Non si può essere salvati se prima non si crede. Ho detto: non si può essere salvati se prima non si crede. Non ti ho detto che se ti credi vedrai la gloria di Dio? Signor Gesù, o maestro, signore. Marta e Maria andavano nella stessa chiesa, alla stessa comunità. Sapete che Marta e Maria andavano nella stessa comunità? Perché avevano lo stesso insegnamento. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Arrivò l'altra sorella: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ci sono molti cristiani oggi come Marta e Maria che vanno alla stessa chiesa. Credono nel passato? Oh, molte volte raccontiamo. Voglio, posso dire una testimonianza, fratello? Vi voglio raccontare quello che il Signore ha fatto per me 20 anni fa. 20 anni fa? E da 20 anni qua non ho fatto più niente. Hai mai sentito quelle testimonianze? Io ti posso raccontare quello che ha fatto ieri sera, quello che ha fatto stamattina, alleluia, quello che ha fatto prima che venissi qua, alleluia. Mi segui? Vi ho stancati, vero? Sarà forse la prima e l'ultima, non lo so.